Bentornati su Appetizen, oggi siamo a San Giuseppe alla pizzeria Luigi Cipitelli e sembra che piove da un milione di anni. Che palle! Sabato a pranzo è dell'una, quindi probabilmente non c'è molta gente e siamo riusciti a sederci subito. Abbiamo già ordinato, abbiamo preso una corbari che è praticamente con pomodorini di corbara, salsiccia e scaglie di parmigiano e mozzarella di bufala. Invece Serena ha preso un raggio di sole che sarebbe con salsa di pomodorini gialli, mozzarella di bufala e provolone del Monaco. Dico quella, provolone del Monaco, mongo provolone. Andiamo a assaggiare la frittatina. Ci sento molto un odore di broca. Assaggiamo. No, minta. Sembra quasi un boccone di pasta a forno. Venite a provare il timballo. Approvato. Mi collego, che hanno detto? Cosa? Che hanno detto? Ma del video di questa settimana c'è Serena. Allora no, se non ci siete non si può vedere. Ho perso i follower, cioè ho perso gli iscritti al canale. Perché non c'è Serena. Non sono fidelizzati a me. Fidelizzatevi, vi prego. Che è cotto molto bene e c'è un odore quindi proprio di buono, very happy. La fragranza del cornicione subito si sente al taglio. Mamma mia, voglio che odore buono. E la cosa che mi fa piacere, le pizze buone adesso stanno pure in provincia, perché prima ti dovevi spostare un po' di più o comunque andare a Napoli Centro, invece adesso ci sono molte pizze buone anche in provincia di Napoli. L'unica cosa da dire è ce l'ho io. Ma la vedete? Un capolavoro. Adesso andiamo a assaggiare. A momenti mi commuovo. Molto bene. La cosa più bella è che quando la pizza è veramente buona e l'impasto è veramente buono, tu godi tantissimo a mangiare il cornicione. Buona, 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 buona. Adesso faccio uno scambio etico con Serena, gli do una fetta della mia e mi prendo una fetta della sua. Vado ad assaggiare la pizza di Serena. Un odore fantastico. Voglio, super, super. C'è veramente un raggio di sole che ti esplode in bocca. Infatti, quella di Serena è più buona, buonissima. Mamma mia, io comunque l'impasto è buono proprio, al di là del topping. Andiamo. Il momento di andare a spiare dentro il cornicione. Quel meraviglioso processo che si chiama albergatura. Ecco l'ultimo pezzo di pizza, purtroppo. Vorrei che non finissero mai queste pizze. Quella è una cosa tipo una never ending pizza. Never ending pizza. Sei troppo pesante, amico. E alla fine quando la pizza è buona, il cornicione non rimane nel piatto. Mai. Infatti chi lascia il cornicione è un gran figlio di una bruttissima persona. La pizza è finita, era non buona di più, buonissima. Quindi la pizza è finita e anche questo episodio è finito. Quindi vi ricordo di venire da Luigi Cipitelli a assaggiare la pizza perché è veramente buona. Iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate. Attivate la campanella così avrete le notifiche. Lasciate un commento. Seguitemi sui social. E ci vediamo al prossimo episodio. Vi prego!